Radio Punto Zero, accendiamo come sempre i riflettori sul presente. Oggi il grande piacere di avere con noi Nicolò Aiardi. Ciao, benvenuto. Sì, grazie per avermi invitato. Un saluto ai tuoi ascoltatori. La tua canzone si chiama Ostaggi. Noi parliamo di questo, che è la colonna sonora del film omonimo. In questa canzone tu rifletti sul concetto di libertà. Esattamente così, perché ho riflettuto sul concetto di prigionia. Ma siccome dietro una zona d'ombra in genere c'è una zona di luce, ho pensato che può valere la pena anche essere ostaggi di qualcosa per un della vita, se si capisce di che cosa si è prigionieri e se si capisce dove si vuole andare per liberarsi. È un tema, devo dire, ricorrente nei miei pensieri. Ho sempre temuto l'errore, l'inciampo nella vita, qualcosa che non dipende da noi. Ecco, ho sempre temuto di essere ostaggio di qualcosa o qualcuno. Mi sono sempre inventato anche, come dire, delle soluzioni astratte per immaginarmi che cosa avrei voluto fare per liberarmi dalla prigionia. E tutto mi ha dato la possibilità anche di fare la cosa che so fare forse meglio di tutti, cioè di scrivere una canzone. La capacità anche di raccontare storie, perché non deve essere facile comunque adattare la musica a una sceneggiatura, a un film. Guarda, devo dire che ultimamente è una delle cose che mi piace fare di più, perché dopo tanti anni di canzoni scritte, diciamo così, senza togliere il potere e importanza alle stesse, però fine a se stesse, cioè una canzone per una canzone, questa volta mi diverto di più a scrivere canzoni che abbiano una radice che non sia per forza necessariamente dentro di me, ma sono radici sulle storie altrui, che trovo essere da sempre fonte di meravigliosa ispirazione e soprattutto molto spesso molto più interessanti della mia storia che conosco bene. Ricordiamo tutti che comunque sei anche autore della canzone Io sì, che ha vinto il Golden Globe con Laura Pausini. Devi dire, se devi tracciare un bilancio di quest'anno, nonostante la pandemia, per te direi che è stato un bellissimo anno, un anno positivo. Devo dirti che è stato un anno quantomeno speciale, è stato un anno anche di riflessioni. Io sono diventato da poco un papà affidatario, quindi mi sono dovuto inventare anche un nuovo ruolo nella mia vita, che è appunto quello del genitore e insieme del lavoratore, insieme anche quello di poter raccogliere dei semi che ho gettato da qualche parte sul mio cammino qualche anno fa e che sono puntati come dei fiori bellissimi nei mesi scorsi. E sì, è stato un bell'anno, è stato un bell'anno, ma perché sono vivo, non è male, no? Come diceva fuori onda, non è male. Cantante, autore, hai fatto teatro, televisione, radio anche, lo ricordiamo, perché è giusto, noi siamo una radio. Radio, il grande amore, la radio per me è un grande amore, da sempre continua a essere. È un po' un amante, ma è un amante che amo, a cui voglio molto bene. Cito anche l'insegnamento, collabori anche con un quotidiano nazionale, con una rubrica molto bella che vi invito a leggere, Diario di un superficiale. Cos'è che ti manca nella tua carriera? Non lo so, adesso per esempio mi piacciono molto le piante e quindi non escludo che prima o poi vorrei creare un vivaio. Non lo so se sto dicendo una cosa per provocare o soltanto ironica, penso che potrebbe essere una delle mie prossime passioni che vorrei coltivare in tutte e due i sensi. E allora c'è anche un videoclip che accompagna Ostaggi, il film poi è disponibile su Sky Prima Fila Premiere. Io saluto e ringrazio Nicolò Aiardi e nel salutarti però ti affido un compito, che è quello di salutare gli ascoltatori di Radio Punto Zero e di lanciare il tuo brano che ascoltiamo fra pochissimo. Allora, ai ragazzi che ti ascoltano, gli ascoltatori di Radio Punto Zero, auguro una estate giusta, serena, responsabile, allegra e d'amore, e soprattutto di libertà anche qua, consapevole, e per questo vi dedico la mia nuova canzone che si chiama Ostaggi. Buon ascolto.